Allora ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi ho un'anteprima bestiale perché i ragazzi di My Dungeon mi hanno mandato il loro Kickstarter. Vi faccio vedere il trailer. Intanto che My parte il Dungeon trailer, eccolo presents qua. our brand new collection, Vedete qui? Vi magical landscapes, fanno vedere tutto quanto quello che è il accumulate among progetto. trees, rivers, rocks and hills, Wow, guardate che that will roba. help you enhance your storytelling Praticamente con un and tappeto e will questi immerse elementi you scenici in battles ahead. ve li girate come volete, guarda. By taking care of every detail in our organic Bellissimo, fanno vedere sculptures, anche come li we hanno bring to the prodotti. table the essence of nature. All a perfect match for Fiumi, RPG and ponti, war game players wall, that guarda, ci will sono literally gli alberi. blow your mind. Modular puzzle hills with endless Bellissimo, con le possibilities, colline modulari countless che potete tranquillamente combinations, shapes and scambiarle sizes, e designed fare with wargaming in quello che vi mind. serve sul So tavolo. easy, so simple, so fast. Wow, Just choose your desired che scale and lavoro. print it. That's it. Bringing the magic of the forest to your Bellissimi setting gli alberi will anche con be i flock much colorati, easier. molto belli. Flock models and printed models. Bello anche perché è un The misto flock tree fra, design will ecco make qua your l'albero flocking da job floccare, faster. No tra excuses, le altre ve li stampate awaken senza your supporti perché li imagination. mettete dalla base, Realistic vengono giù texture, wide ramificati. long rivers, countless combinations, endless Il possibilities, fiume, infinite bellissimo, adesso in questi giorni vi modularity. faccio vedere il tutorial. Join the My Dungeon family and create your own world with My Dungeon Landscapes. Bam, ragazzi, da 2 anni fa dove siamo arrivati con My Dungeon rispetto anche ai muri che adoravo nelle prime puntate del vlog. Ecco, qui c'è una intro, tra l'altro molto carina, vedo, dove vi fanno vedere una sorta di storia per poi a mandare avanti, diciamo, il Kickstarter. E infatti vedete, create il vostro mondo. E qui vedete praticamente il Kickstarter che verrà lanciato il 31. Questa è un'anteprima, quindi non è tutto esattamente come sarà. Vedo tra le altre che c'è un 45 euro sulla destra, ma non so se è ancora il prezzo definitivo, però vedete che avete tutte le possibilità praticamente di, ecco qua, per esempio avete tutti varie posizioni che avete col tavolo, vedete, dove vi fanno vedere come poter girare praticamente le stampe e gli elementi scenici. E qui abbiamo proprio tutto il Kickstarter, anche tra l'altro ci sono dei tappeti, dei mat che stamperanno come stretch goal praticamente a tutti quelli che parteciperanno, quindi avrete anche i mat. E qui avete visto quello tra l'altro acquatico, bello che fanno vedere anche appunto la scultura in 3D, una proporzione con uno Space Marine. E qui ci sono Plage e Stretch Goal, ci sono, vedete, Puzzle Hills, Modulari, Basic Tree, Modular River. Tra le altre, vedete, se partecipate subito il primo giorno, dopo un po' a seconda va a scalare anche lo sconto, quindi per esempio le 45 euro meno il 30% sono già un bel po' di soldini in meno, eh? E qui avete le proporzioni fra le miniature da 32 mm e tutti i vari tipi di stampe. La cosa molto bella, che tra l'altro ho notato è qua sotto, quindi ve la faccio vedere tra poco, è praticamente che voi potete ovviamente scalare tutte le vostre stampe, e quindi di fatto non è un problema se avete il piatto troppo piccolo, tipo io adesso avete visto la 8K, la Sonic Mini, ed effettivamente in questo caso ho il piatto che non è gigantesco perché è per le miniature soprattutto, quindi potrei anche scalare la grandezza oppure eventualmente con un programma tagliare in due e poi riunire praticamente un modulo, ma ci stanno tranquillamente sul piatto, quindi non è necessario. E poi potete appunto scalare la grandezza, quindi si può fare un albero più grande, un albero più piccolo, tra l'altro è molto più carino anche a livello scenografico. Di solito i boschi si fanno minimo con 3 alberi e potete farne uno un po' più piccolo, due un po' più grandi, diversi uno dall'altro. Qui avete i fiumi, vedete che sono spettacolari da fare con la resina, ve lo farò vedere. Le strade, bellissime. Ricordo quando queste cose le faceva la Forgeor, ma guardate qua che spettacolo che è adesso con la stampa 3D. Un cratere in più che non ho ancora visto, con praticamente il doppio cratere, gli stomp che sarebbero i tronchi, ecco qua c'è la crack che vi ho già fatto vedere dipinta. Queste ve le faccio vedere a giorni, sentite il mio gatto nel sottofondo che approva assolutamente il Kickstarter dei ragazzi. E
di My Dungeon. Guardate che bellezza, veramente è lunghissimo, pieno di stretch goal. Guardate quanti stretch goal ci sono qua sotto, la strada con il cratere, un altro albero, un type B, quindi un altro, le bellissime anche le strade ciotolate, anche qui da sbizzarrirsi con le possibilità. Basette, addirittura ci sono le basette, ragazzi, e guardate poi la scala sempre vicino a ogni, e qui ci sono addirittura i mondi alieni. Ragazzi, che dire, io credo veramente che sia un Kickstarter validissimo. Ha veramente, ecco qua la proporzione, no? Vedete, del poter abbassare, ingrandire o rimpicciolire. Ragazzi, vi ringrazio, io spero che partecipiate con me a questo Kickstarter, perché secondo me merita tantissimo e vi darà veramente un upgrade al vostro tavolo. Io vi ringrazio tantissimo e vi ricordo che questo Kickstarter parte il 31 maggio, e quindi aggiorni tutti dentro con My Dungeon. Ciao ragazzi!